di recente in una bellissima settimana in Terra Santa e, se non ricordo male, Luca, Paolo, Luca e Jacopo sono venuti a incontrarci. L'idea di questo incontro è nata un po' lavorando nei consigli di presidenza delle due scuole di Come Roma dopo le uccisioni di Parigi. Un ragazzo a Roma ha detto al preside, a fronte dopo appunto questa uccisione, ha detto: ho paura. E il preside, quando raccontava a noi, riferiva di questo colloquio, ha detto: io davo per scontato che la frase si concludesse con: ho paura che vengano a ucciderci anche qua. In realtà questo ragazzino di 17 anni ha concluso la frase dicendo: ho paura di fare il male come loro. Allora appunto, lavorando, dialogando nei consigli di presidenza, ci siamo chiesti come nella quotidianità del fare scuola, nell'incontrarsi nelle aule, nel far didattica, sia da parte degli alunni che da parte dei docenti, si potesse tenere conto di questa sfida, dell'altezza di questa sfida, cioè della possibilità di essere felici, di trovare il senso delle cose dentro questi avvenimenti che sono stati tragici. Oltre a Parigi c'è stata l'uccisione in Nigeria, c'è stata la guerra in Ucraina che continua e quant'altro. E ci siamo accorti che per rispondere a questa esigenza che abbiamo tutti, appunto, di felicità, di avere qualcosa che sia più grande del male, del nostro male, non era sufficiente dell'interpretazione delle indagini storiche, magari utili, ma che appunto era l'unica possibilità, era che ci fosse qualcosa di presente nel nostro quotidiano, di più certo e di più vero. L'esperienza dell'imprevisto, che è la cooperativa sociale che oggi incontriamo, che è da 35 anni che c'è in quel di Pesaro, a partire da Silvio, è un'esperienza di una rinascita dal mare, di aver trovato appunto qualcosa per cui vale la pena riprendere e rinascere. E credo che questa sia un'opportunità per voi studenti, ma anche, se non soprattutto, per voi adulti. Mi pare che la scaletta ci sia, perché partono da quello più grande a quello più piccolo. Sono questa comunità accoglie ragazzi devianti e tossicodipendenti. Bene, grazie, vi ringraziamo anche noi. Siamo molto contenti di essere qua. Vi porteremo delle testimonianze, parleremo circa una mezz'oretta, dopo andiamo avanti anche con le vostre domande, no? È più bello, è più interessante, insomma, un incontro dialogato. E cominciano i ragazzi, poi anch'io, poi andiamo avanti. Salve a tutti, io sono Paolo, ho 24 anni e vengo da Fermo, nelle Marche. E guarda, la mia storia, sono qui per problemi di tossicodipendenza, sono entrato in comunità e sono entrato pensando di sapere a cosa andavo incontro, mentre invece entrando lì mi sono reso conto che alla fine non era una scelta che avevo fatto io, ecco. Pensavo un po' quella vita non faceva più per me, ecco, diciamo, non mi corrispondeva più, ecco, e pensavo di essere entrato volontario, mentre essendo lì mi sono reso conto che un po' ero stato costretto dalla vita, dalle circostanze che un po' me le ho create, un po' che la vita mi aveva portato. E entrato in comunità all'inizio non è stato facile, come non lo è facile anche tuttora, ecco, diciamo. All'inizio le prime fatiche che incontri sono un po' quelle quotidiane che ci dovrebbero essere anche fuori, diciamo,
le regole, i rapporti anche con gli altri, la convivenza con altre 20 persone, e gli operatori, gente a cui devi rendere conto. Un po' fuori di queste figure erano i nostri genitori, che però non abbiamo mai tenuto in considerazione, ecco, diciamo. E all'inizio è un po' una lotta continua, continui sempre a riproporre gli atteggiamenti vecchi come facevi fuori, non dai importanza a niente, ma anche dentro entri che sei tanto ferito dalla vita, ti senti anche tanto solo, ti senti. Però col passare del tempo ti accorgi che quelle persone che tu un po' all'inizio pensi che siano contro di te, pensi che tutto quello che c'è lì dentro, le cose che anche un po' ti vengono tolte, pensi che siano contro di te, invece ti accorgi che la comunità non è un'esperienza che ti toglie tutto, come partendo dal telefono, dalle amicizie che avevi prima, dai genitori, perché quando sei lì ti vengono su tanto i sensi di colpa, di ciò che hai fatto, ciò che non hai fatto. Perciò, diciamo, passi un periodo in cui vai anche parecchio giù, e invece dopo un po' di tempo che sei lì, che inizi ad accorgerti di queste persone che hanno un determinato sguardo verso di te, non è lo sguardo che ho avuto fino al momento prima di entrare, hanno questo sguardo. Io sono sempre stato uno che ha faticato sull'errore, ecco, diciamo, ogni volta che sbagliavo, che un po' deludevo gli altri, ecco, compievo un'azione sbagliata, che faceva del male anche agli altri, che oltre che a me, facevo una gran fatica a ripartire. E penso che la cosa che mi ha aiutato di più è loro, che nonostante io sbagli, a volte facendo le esperienze non raggiungo dei risultati al top, ecco, diciamo, quelli che desideravo, ma avere gente intorno che ti dice: guarda, si può ripartire da questo, te non sei solo quell'errore o quel giudizio che ti viene dato, puoi essere molto altro, puoi essere. E perciò, facendo così un po', inizi anche a fidarti di queste persone, e poi anche i compagni, si crea un rapporto che fuori è molto, molto difficile da trovare, ecco, diciamo. Tra noi siamo molto... siamo molto schietti, siamo tra noi, ecco, diciamo. Non ci facciamo problemi a riprenderci su alcune cose quando sbagliamo, ecco, non c'è questo timore come ci può essere all'esterno, ecco, diciamo. Fuori un po' la modalità era: meglio che non ti dico determinate cose, o perché puoi soffrire, o perché la nostra amicizia si può finire, ecco, diciamo. E invece è proprio questo che non fa maturare, crescere un'amicizia, non parlarsi, non dirsi dove si sbaglia, dove si può fare anche di più, si può fare. E invece con, diciamo, questo metodo che noi utilizziamo, il rapporto è molto più profondo. E poi nell'ultimo anno ho anche cominciato a studiare, ecco, diciamo, è stata data questa opportunità, occasione, e anche lì, diciamo, durante il percorso ti accorgi di determinate cose che sono cambiate. Però quando la domanda che ti sorge spesso è: ma tutto questo che sto facendo qui, questa modalità che ho imparato qui, ecco, diciamo, fuori riuscirò a riproporla, ci sarà gente con cui riuscirò a metterla in atto, ecco, diciamo, sarò ricambiato? E un po' queste risposte, la risposta a queste domande è un po' come sta andando a scuola, ecco, diciamo. Ho scoperto un po' il rapporto che si può creare con i professori se te lo chiedi e soprattutto lo cerchi. E mi rendo conto che non è una cosa che appartiene solo alla comunità,
in sé per sé, ma è una cosa che c'è in tutto il mondo, capito? Prima era un po' prosciutti sugli occhi, un po' dalla droga, un po' dalle ferite che avevo, da determinate cose che mi sono successe. Perciò ho detto così. Grazie Silvio. Ciao a tutti, io sono Jacopo, ho 18 anni e vengo da Ancona, nelle Marche. Sono entrato in comunità a dicembre del 2013 per problemi di tossicodipendenza e problemi con la legge. Comunque la mia storia inizia un po' verso i 12-13 anni, dove crescendo e vedendo certe situazioni della mia famiglia che a me non andavano bene, ho iniziato un po' a sentirmi un po' solo e a odiare un po' tutto quello che avevo intorno, no? Quindi non volevo fare altro che distruggere. Il problema è che ho iniziato a distruggere anche un po' la vita mia, diciamo, no? Fino a quando poi non sono stato arrestato e sono entrato in comunità. Comunque, quando entri in comunità, volontario o non volontario, la cosa che ti colpisce subito è lo sguardo che c'è su di te comunque, no? Perché ti rendi conto che vieni visto in un altro modo rispetto a fuori comunque, ti rendi conto che ci sono delle persone che ti guardano per quello che realmente sei alla fine, non per quello che hai fatto, per quello che potresti fare o non fare comunque, no? E si crea comunque subito, come diceva Paolo, dei rapporti, perché ti rendi conto di quanto hai bisogno alla fine di qualcuno, no? Di quanto hai bisogno dell'altro, perché fuori pensavo che se chiedevo aiuto, che se sentivo il bisogno di qualcun altro allora ero uno debole, no? Mentre invece mi sono reso conto che è molto più difficile chiedere aiuto che non chiederlo e fare da soli. Ecco, penso che un po' il problema nostro di noi ragazzi così è proprio questo, no? Che a volte tra una scelta difficile e una scelta facile scegliamo quella più facile, che comunque è più comodo, no? Ecco, diciamo che ho iniziato un po' a cambiare quando mi sono reso conto che alla fine dipendeva da me, no? Potevo scegliere io ciò che volevo fare della mia vita e soprattutto che la mia vita comunque era importante, no? Perché prima pensavo che comunque c'era il cosiddetto fatto, la vita ce l'aveva con me e mi sono capitate una serie di sfortune, quindi non ci potevo fare niente, io ero destinato a fare quella vita, era tossicodipendente e era quello, no? Mentre mi sono reso conto che adesso se voglio io posso cambiare le cose, no? Chiedendo appunto l'aiuto a qualcun altro, perché da solo non ce la faccio, però insieme è un po' più facile, no? Certo, le mie fatiche, i miei pesi, comunque devo affrontare sempre io le cose, devo scegliere io quale strada prendere, qual è la strada migliore per me. E comunque questo a volte costa fatica, perché comunque anche ultimamente mi sono ritrovato a dover staccarmi un po' dai miei genitori comunque, perché mia madre comunque ha avuto dei problemi abbastanza seri, i miei genitori sono separati e non capiscono bene alla fine, no, il lavoro che si fa in comunità. Però è una cosa che ti riempie dentro proprio, perché comunque vedi che inizi a riprendere un po' in mano la tua vita, no? Che inizi un po' a capire realmente di quello che hai bisogno e di quello che non hai bisogno, di qual è la strada giusta per te, delle cose che invece alla fine erano solo per creare un personaggio che poi non ero io, no? C'era tutta sta paura di non essere accettato dagli altri, di
dovrebbe far vedere in un modo, se no chissà cosa pensavano gli altri, mentre adesso comunque mi rendo conto che io so come sono fatto io alla fine, no? E che questo non lo voglio cambiare, perché quello che è più importante adesso so io alla fine. Comunque riprendo un po' la mia vita in mano con una dignità, quella che prima alla fine avevo buttato via perché non mi interessava più niente di nessuno, no? Mentre adesso guardi le cose con occhi nuovi alla fine, con occhi diversi, perché ti rendi conto che le cose hanno importanza, che anche il rapporto con un amico è importante, perché è vero alla fine, no? Anche prima Paolo diceva le cose ce le diciamo schietti, perché comunque io ci tengo, per esempio, a Paolo, no? Se gli devo dire guarda che stai prendendo la strada sbagliata, stai sbagliando qua, no? Glielo dico, non è che mi faccio problemi, lui si arrabbierà, non si arrabbierà, perché a me non mi importa se si arrabbia o no, a me mi importa che lui comunque tenga la sua vita, perché per quanto riguarda me e la mia esperienza io ho rischiato di perderla più volte, no? E mi sono reso conto di quanto questo è importante. Adesso comunque pure io ho fatto delle scelte, sto per riprendere la scuola, comunque ho iniziato un po', dai, a riprendere la mia vita in mano alla fine, no? Penso un po' questo, sì. Salve a tutti, io sono Luca, ho 17 anni e vengo da Ancona, nelle Marche. E la mia storia è iniziata ai 14-15 anni più o meno, ho cominciato a fare uso di sostanze e da lì ho cominciato un po' tutto andare sempre peggio, ho cominciato comunque a usare sostanze e di lì in poi comunque andare sempre peggio, fare sempre casini più grossi. Dopo il 3 dicembre del 2013 sono stato arrestato, sono stato 3 giorni nel CPA Ancona e lì ero solo, stavo male comunque, ero solo, sono stato 3 giorni lì, c'eravamo io e la televisione, non c'era nessun altro, quindi non è che stavo un granché. Dopo quei 3 giorni comunque sono stato mandato comunque a Pesaro, alla comunità dell'imprevisto, e lì comunque è cominciata una cosa nuova per me, comunque ho conosciuto nuove persone, nuovi compagni comunque, e comunque all'inizio dai, come dicevano loro, comunque si fatica e tutto, cioè si sta bene, però dopo col passare del tempo comunque inizi a vedere molte cose di te, comunque molti difetti, comunque molti tuoi limiti, comunque cose che prima penso non avevo mai avuto la possibilità di conoscere. Poi verso marzo comunque ho ricevuto una telefonata, che giovedì abbiamo le telefonate con i genitori, in cui mio padre mi diceva che era cambiata una legge e avevo la possibilità di tornare a casa, e lì comunque non ce l'ho fatta di lì, sì, comunque, cioè, quello che sentivo veramente comunque era rimanere in comunità, perché sapevo che era la cosa migliore per me comunque, fare un percorso comunque, e da lì poi comunque sono cominciate tante cose, come dicevano loro, i rapporti comunque con i compagni, che so la cosa che comunque con i compagni, ma soprattutto con gli operatori, che è la cosa che comunque riesce a mandarti avanti comunque tutti i giorni, quotidianamente, perché è loro comunque che ti danno una spinta ad andare avanti. Poi dopo comunque ci sono tante cose comunque, c'è, cioè, come dicono loro, c'è, cioè, comunque non è che abbiamo tante cose in comunità, c'è, cioè, ci siamo noi, i compagni e gli operatori, quindi come dicevo prima, l'unica cosa che si può fare è stare in rapporto con loro e comunque creare qualcosa di bello comunque, perché i rapporti che comunque c'erano poi con le persone che si conosceva prima non erano rapporti, perché era una cosa basata tra droga comunque e tutte queste cose qui, quindi questi rapporti che sto creando adesso sono quelli veri, come diceva Jacopo, quelli che quando stai sbagliando comunque stai prendendo una strada sbagliata comunque te lo dicono, perché comunque lo fanno per il tuo bene, ma come tutti, quindi
adesso comunque anch'io sto comunque inizio a riprendere gli studi comunque, e comunque di questa cosa sono contento, perché prima non cioè andavo a scuola ma anche lì comunque facevo casini, quindi non ci andavo per un desiderio di studiare comunque, quindi adesso che ho questa possibilità comunque voglio portarla avanti bene, comunque cercare di fare qualcosa per la mia vita e non sprecarla come ho fatto fino a prima che entrassi qua. Anche la mia vita è stata caratterizzata da questa scoperta che hanno detto loro di una cosa molto grande, molto bella, perché anch'io io non sono caduto nelle esperienze dove sono caduti questi miei giovani amici, una volta erano solo amici, perché io quando ho cominciato a stare con i primi tossicodipendenti 35 anni fa, come ha detto l'Alfonso Corbella, erano solo amici quella volta, adesso sono molto giovani amici dove. E peraltro i primi anni mi colpiva questo, loro dicevano mi drogo, mi sono drogato, vado a drogarmi, eccetera. Usavano il verbo drogarsi, ma dopo 5-6 anni che avevamo cominciato la nostra frequentazione, io sono sempre stato nelle comunità, ho sempre fatto questo come lavoro, chiamiamolo così, hanno cambiato verbo. Voi che andate a scuola hanno cambiato verbo e hanno cominciato ad usare il verbo farsi, quindi per definire la condizione nella quale erano caduti loro, i loro compagni usavano, hanno cambiato verbo, era molto significativo, non mi sono accorto subito, e hanno cominciato a dire mi faccio, sì, mi facevo, quello lì si fa, va a farsi, no? E hanno cambiato come per dire. No, era sempre più drammatica la cosa, perché era come per dire mi creo io, no? Che cosa vuol dire mi faccio? Mi creo io da solo, con le mie mani, mi costituisco io costituisco me stesso. Ecco, per me era una cosa irricevibile proprio, indimostrabile, impossibile. Io che avevo avuto anche tanto dalla mia famiglia, dalla tradizione, anche dalla tradizione cristiana, eccetera, dai miei preti quando ero piccolo, eccetera. No. E piano piano insieme a loro ho scoperto cose veramente grandiose, no? Ma quelle che hanno detto loro, no? C'è tutto il valore della persona, perché in questo mondo sempre di più si è portati a pensare, a credere che uno è quello che riesce a fare. Chi sono io? Quello che riesco a fare io con le mie mani, ma non è così, non è vero, no? La persona non è il male che ha fatto, come loro stessi hanno detto, no? Tu non sei il male, tu non sei l'errore che hai compiuto, tu non sei la sofferenza che hai vissuto, la sofferenza che hai inferto ad altri, no? Tu non sei i tuoi antecedenti storici, eccetera, no? Come si dice. Ma uno non è neanche solo il bene che fa, no? Ammesso che io possa aver fatto del bene nella vita. Ma se io fossi guardato solo per il bene che ho fatto, anche questo è poco, no? È troppo poco. La persona è molto di più, no? Ecco, noi stando insieme abbiamo scoperto tutte queste cose molto belle, molto grandi, no? Tant'è che questi ragazzi me l'hanno sempre detto, ma guarda che non è la droga, non è questo, la droga è l'ultima cosa. La droga è quando tanta frittata è già stata fatta. No, è come la goccia che fa traboccare il vaso. Un ragazzo ha detto: mia mamma mi vuole molto bene, ma non sa indirizzarmi verso ciò che io veramente sono. Ma pensate che frase, è uno che non parla mai, è uno che bisogna torturarlo per tirargli fuori una parola. Una volta è uscito con questa espressione. Noi facciamo più incontri, abbiamo due incontri al giorno, è molto simile anche ad una scuola, alla comunità.
facciamo tutta una riflessione, cioè vogliamo capire, lo facciamo anche un lavoro scritto, eccetera, vogliamo capire anche la persona, il carattere, la storia della famiglia, eccetera. Quindi si fa tutto un lavoro di analisi, di giudizio, ma non sapere per sapere, no? Sapere, capire per amare, no? Per voler bene alle cose, anche quelle brutte, no? Un ragazzo me l'ha detto i primissimi anni, tanto noi Silvio sappiamo che siamo nati in famiglie particolari, in cui, nelle quali un giorno sì e l'altro pure sarebbe successo qualcosa di brutto, noi l'abbiamo sempre saputo, non è questo il problema è che noi eravamo lasciati in un anno, senza nessuno con il quale parlare, con il quale discutere, capire quello che c'era successo, una parola. No, appunto, quello che ha detto, no? Mia mamma mi vuole molto bene, ma il bene non è innanzitutto l'affetto, no? Il vero bene non è primariamente l'affetto, è un'altra cosa il vero bene. E non sa indirizzarmi verso ciò che io veramente sono. Oppure un altro che diceva, è vero che sono finito nella droga così, ma la mia vera grande questione era capire e scoprire se su questa terra ci fosse mai stato un posto veramente importante per me. Intendeva dire un compito, no? Un motivo, uno scopo veramente grande per me. Questo era il mio punto. No, tutte le altre cose. Dopo si finisce anche nel male. È chiaro che un altro che diceva quanta solitudine. Tu Silvio non hai idea di quanto siamo stati soli noi, no. Eppure aggiungeva, noi comunque sempre in gruppo, noi sempre attorniati da 15-20 persone, tutto il giorno insieme, tutto il giorno a parlare, ma soli. E ha ragione, perché la vera solitudine è scoprire di essere al mondo inutilmente, no? Vanamente, inutilmente. Una ragazza che diceva mi sono sempre sentita data come per scontata, fa anche rima, come sapete fare voi e dire voi certe frasi ad effetto. Oppure un'altra ragazza che aveva scritto in un biglietto ho avuto tutto, il necessario e il superfluo, non l'indispensabile. Questa è un'altra frase ad effetto che sapete usare voi, no? Quando volete colpire al cuore le questioni. Ecco, la persona non è il suo passato. Un giorno eravamo lì in assemblea, io veramente sono sbottato, avevo una irrequietezza mia, una arrabbiatura mia per come loro parlavano delle cose, della vita, così. E ho detto, voi non vi accorgete che nella vita, nel mondo, c'è come uno sposo d'eccezione. Per le vie del mondo sta girando uno sposo d'eccezione che dice ho preparato un banchetto nuziale. Tutti mi dicono che non possono venire, una parabola del Vangelo, ve la ricorderete. Tutti dicono che non possono più venire, che non se lo sono segnati sul cellulare, che la moglie non vuole, che i figli devono essere portati a calcio e a danza. E questo sposo si ferma davanti a te, davanti a me e dice vieni tu che sei il più povero, tu che sei il più piccolo, tu che sei scarruppato, tu che non sei nato nella famiglia giusta, tu che non sai leggere e scrivere, con te farò delle grandi cose. Ecco, noi stiamo insieme in questo modo, noi grandi, io con i miei colleghi che facciamo queste comunità di aiuto a questi ragazzi, noi stiamo insieme così dicendo questa cosa ai ragazzi. Cerchiamo insieme, se c'è qualcosa e qualcuno, cerchiamo insieme. Se si riesce a spegnere. Cerchiamo insieme, se c'è qualcosa e qualcuno su questa terra che venendoci incontro e abbracciandoci ci porta ogni sorta di dono, ogni sorta di grazia, no? Cioè le cose più belle ti devono venire come da sole, no? Come d'improvviso, no? Appunto un imprevisto. Pensate anche a questo nome che abbiamo dato a tutte le nostre comunità, la nostra organizzazione, l'imprevisto. Cioè un grande incontro, no? La vita deve essere questo grande dono. Loro fanno anche carte false per avere la ragazza,
no? Ma insomma sarà ben più bello che la ragazza mi venga come da sola. Tu desidera di avere una ragazza, ma dopo non devi fare carte false, perché magari tu pensi che ti venga da là, invece ti viene da quest'altra parte, no? Il tuo vero punto, il vero problema è che tu sei aperto con il cuore, che tu desideri cose grandi, dopo l'amorosa viene come da sola, no? No? Cioè tu devi essere amante della vita, no? Amante di quella lì che hai davanti, no? Solo farti bello a quella lì che hai davanti, tu devi amare grandissimamente la vita, vedrai poi quante ragazze avrai ai tuoi piedi, è un modo di dire, no? Per capire il concetto, insomma, no? Ecco, mia mamma, ad esempio, quando ero piccolo, e arrivo anch'io alla conclusione, mia mamma quando ero piccolo mi fermava e mi diceva: Silvio, non ti è chiesto tutto, non devi essere bravo in tutte le cose, perché si vede che mi vedeva, ci mancherebbe, mi vedeva come tutti i ragazzi di questo mondo, no? Io penso anche voi, se posso permettermi, che si pensa di dover essere all'altezza di mille cose, si pensa che la vita sarà l'esito di ciò che riesco a fare io con la mia capacità. Ecco, se la vita è solo questo, sarà una grande infelicità. Provocatoriamente dico a questi miei amici: continuate a drogarvi, è meglio, è un intervento paradossale, perché se voi pensate che la vita sia solo ciò che io riesco a fare io con la mia intelligenza, la mia forza, la mia capacità, è troppo poco, no? Insomma, il nostro desiderio, il desiderio del mio cuore è così grande che deve esserci un incontro veramente grande, una possibilità grande. Mia mamma, vi dicevo, mi fermava e mi diceva: non sei chiamato ad essere bravo in tutte le cose, solo in una, devi avere un cuore grande. Mia mamma era una donna semplice, povera, devi avere un cuore grande. Già questo era tanto, secondo me, ma quello che aggiungeva subito dopo è strabiliante, è straordinario, perché diceva: perché tutto ciò che desideri ti verrà grazie a questo. In forza di questo io mi liberavo, io mi rasserenavo. Ero un ragazzo tribolato e incasinato, ma quando mia mamma mi diceva così io mi trovavo pace, perché dicevo: allora è anche per me, può essere anche per me. L'importante è avere questo cuore grande, perché se dopo tutto mi viene come da solo, come dono, allora verrà anche a me, no? Se no io prima ero tribolato perché pensavo di dover essere io all'altezza, no? Ma non è così, no? Non è così, anche questo lavoro che mi ha dato tanto. Pensate quanto ho ricevuto da questa esperienza che ho fatto con questi ragazzi, no? Un'enormità di cose, ma non lo volevo fare, non volevo mettermi dentro, no? Avevo in mente un'idea mia, insomma. Ecco, io penso che o la vita è questo grande miracolo, se no andremo sempre a soffrire. Cosa dite voi? Penso che sia questo uno dei motivi che ti ha fatto dire anche a te, caro Corbel, dei fatti di Parigi, ad esempio, che sono ragazzi nostri che hanno fatto cose così, le cose di Parigi. Sono ragazzi, sì, anche stranieri, però sono nati in Europa, hanno fatto le nostre scuole, sono cresciuti nelle nostre città, perché se tu non hai un grande bene, il male è troppo facile da fare. Come hanno detto loro, si sceglie sempre la strada più comoda. Cosa dite voi, domande, dubbi, anche a questi ragazzi? Potete chiedere qualsiasi cosa. Dite anche il nome, che è più bello e più facile. Io sono Rachel e avevo una domanda. Entrando a far parte della comunità, non si rischia un po' di perdere il contatto con la realtà esterna? Insomma, non potete usare il cellulare, non potete sentire i vostri genitori o i vostri amici o quelli che magari non sono stati realmente amici. Dico questo perché quando avevo 14 anni ho avuto l'opportunità di fare un'esperienza molto breve, una settimana, all'interno di una comunità e ho conosciuto persone meravigliose, le quali avevano avuto diversi problemi. Una volta uscita poi dalla comunità, che mi aveva lasciato, ero piccolina, avevo 14 anni, però mi aveva lasciato totalmente senza parole, fuori invece ho visto tante cose brutte che mi hanno fatto venire voglia di tornare lì dentro.
E quindi chiedevo voi, magari non siete ancora usciti, quindi non so bene, però come ci si deve comportare una volta usciti? Perché all'interno della comunità avete un sacco di amici, gente che vi sta accanto, gente anche di una certa profondità. Fuori invece c'è tanta superficialità e gente che non capisce i problemi che avete passato e quello che vi ha costruito. Quindi il vostro consiglio, come si deve affrontare poi la realtà? Perché poi le cose brutte tornano, purtroppo. Grazie. Io comunque penso che questa è una cosa verissima, no? Lo diceva anche prima Paolo. Però, e penso che uno dei problemi che ci facciamo un po' tutti noi che entriamo in comunità, no? Quello che credo aver capito un po' è che la realtà che c'è fuori, la realtà che c'è dentro la comunità sono un po' la stessa cosa, no? Nel senso che comunque, ok, ci sono delle persone, è vero, che comunque magari ci capiscono più di altre, no? Però comunque noi dentro cerchiamo la vita, no? E la vita comunque c'è anche fuori. Il problema è un po' come uno dopo ci sta davanti alle cose, no? Perché è vero, magari dentro la comunità per un certo punto di vista è anche un po' più facile, no? Fuori è un po' più dura la vita, però è proprio per quello che si cerca di fare un lavoro in comunità, no? Perché una volta usciti abbiamo fatto esperienza di delle cose che comunque ci permettono di stare davanti alle difficoltà di tutti i giorni, no? E poi è anche vero che le persone che ci sono in comunità comunque si trovano fuori, no? Basta saperle cercare, perché come dicevo prima sta sempre un po' tutto a noi, no? Che scelte facciamo, perché è vero, fuori è pieno di superficialità e tutto, però se uno le cerca e le desidera veramente le trova sicuramente, io penso, delle persone così. Di scegliere un'altra cosa, dei rapporti veri, di un dialogo, di un'attività che avrebbe potuto risollevarvi da, credo, noia, monotonia o mancanza d'affetto, che credo siano i motivi principali per la quale si finisce ad appoggiarsi a queste sostanze. Cosa non avete trovato in una realtà che invece avete voluto occultare e sostituire con una vostra realtà? Forte, sicuro. Io penso che una delle cose principali che ti porta ad usare la sostanza è un po', da una parte, il disagio che uno ha quando è piccolo, dall'altra parte questo disagio lo vivi anche un po' da solo, lo vivi, cerchi, che ne so, guardando me a 13-14 anni, ci sono delle situazioni in cui fai fatica, non ti senti a tuo agio, non riesci un po' a starci di fronte e non sai neanche come starci. E penso che io personalmente cercavo questa forza dentro di me, capito? Invece di andare a chiedere consiglio ad altre persone più grandi, ad affidarmi ad altre persone, la cercavo dentro di me un po' questa esplosione. Infatti, appena ho iniziato a usare la sostanza, era un po' per coprire tutta questa cosa, era per coprire. Pensavo di aver trovato la soluzione alla vita, capito? Perché all'inizio funzionava anche,
perché un po' anestetizzavi tutti i sentimenti che provavi, che appartengono a ogni essere umano: disagio, dolore, ce ne potrebbero elencare mille. E io tutte queste cose non le accettavo di me, capito? Non riuscivo a tenerle, ecco, diciamo, e la sostanza le copriva tutte queste. Pensavo che mi rendeva più forte di fronte a delle situazioni. Io penso un motivo principale sia questo, ma poi dopo tutte le conseguenze che però dall'altra parte. No, io più che altro penso, cioè, personalmente comunque come l'ho vissuta io, comunque non è proprio stata così, cioè per me più che altro è stato, cioè, come un gioco, si può dire, perché comunque ero con degli amici, comunque ho provato per la prima volta, comunque poi da lì comunque è andata sempre in peggio, perché poi ho cominciato sempre con casini più grossi, quindi penso che da lì in poi comunque ho voluto scegliere comunque di fare sta cosa, perché ecco, pensavo forse che me ne stava più facile, ecco, stando in rapporto con delle persone così che con delle persone comunque più normali, comunque più, cioè, che non facevano uso di sostanze. Bello, abbiamo cominciato bene. Poi? Cambiamo, ogni tanto facciamo il switch. Poi? Bene, vieni. No, volevo chiedervi, una volta completato questo ciclo, diciamo, dopo esservi arricchiti così tanto e aver imparato cose nuove, uscendo e sempre entrando a contatto con la realtà, non avete voglia di andare a casa magari dei vostri genitori o andare da quelli che erano i vostri amici e insegnargli voi stessi, magari anche i vostri papà, la vostra mamma, il vostro papà, e dire: per una volta sono io che ti insegno qualcosa, perché veramente, non so, può aiutarvi, e così. Ma comunque sì, dai, dopo noi in comunità comunque facciamo anche dei permessi, no? Quindi andiamo a casa ogni tanto, passato un po' di tempo, e credo sì, questa voglia c'è comunque, no? Però allo stesso tempo io, per esempio, tornando a casa la prima volta, quando sono stato a casa, sono tornato in comunità. Appena arrivato dentro la comunità ho fatto un sospiro, ho detto: finalmente sono tornato a casa, no? Perché dopo che appunto ti arricchisci di tutte queste cose, che vivi questa esperienza realmente con tutto te stesso, almeno per me la mia casa è quasi diventata di più la comunità, no? Perché comunque un po' per i problemi che ci sono stati a casa, un po' per queste cose, non sono portato, ecco, a sentirmi veramente a casa dai miei genitori, no? Poi quell'altra cosa che comunque dicevi di insegnare agli altri, penso che semplicemente mi basta stare insieme a loro, no? Perché penso che, ok, c'ho tanto da insegnare, ma c'ho ancora tanto da imparare, no? Quindi penso che stando insieme a loro io porto semplicemente la mia persona, e poi loro possono decidere se prenderlo o no. Io sicuramente qualcos'altro da imparare ce l'ho, quindi voglio prendere tutto, quello è sicuro. Penso questo sì. Penso che tutte le domande che avete fatto sottintendano, se posso dirlo, sottintendono. No, perché spegnete questo computer. Allora, proviamo sempre con questo, che è sempre il migliore. Le domande che avete fatto sottintendono il fatto che uno è solo
e non è così, ve l'hanno detto anche loro, no? Perché nella realtà c'è sempre tanto aiuto, siamo noi che non lo vediamo e che non lo vogliamo, ma c'è sempre tanto aiuto. Io l'ho scoperto ad esempio con un ragazzo, Massimiliano, e lui raccontava di quelle cose del suo papà e della sua mamma così vergognose, che è stato così tradito. E lì un giorno mi sono arrabbiato, ho detto: non è vero neanche per te come per tutti, perché se Dio ti toglie un padre te ne manda tanti altri subito, nello stesso momento in cui ti toglie qualcosa e qualcuno ti manda subito, che Dio è quello che non ti soccorre sempre, e nella realtà questo soccorso c'è sempre di altre persone, siamo noi che non vogliamo. Primo fatto. Secondo fatto: non siamo nati male, non siamo nati storti, no? Siamo lanciati su questa terra con un patrimonio, con un corredo, no? Con un'attrezzatura. Siamo noi che pensiamo di essere a mani nude, ma non è così. La vera lotta della vita è scoprire questo, non è avere il moroso, avere il lavoro, la famiglia, sono tutte cose che vengono dopo, dico il moroso per le ragazzine, insomma. Eccetera, eccetera. La vera lotta è scoprire che non siamo disattrezzati, non siamo nudi, cioè l'aiuto c'è sempre. È interessante questo. Vi faccio questo esempio, no? Io sono trentino d'origine, poi sono finito a Pesaro, come vi dicevo, no? Io sono nato in un paese in Trentino, su in alta montagna abbiamo una casetta, la mia famiglia, perché è un vecchio fienile, quando i nonni avevano le mucche. Dietro questa casa c'è una sorgente d'acqua, Io e mia sorella andavamo spesso, andiamo anche adesso, andavamo spesso vicini alla sorgente d'acqua, veniva anche il nostro papà. Allora si parlava con il papà e noi che cosa dicevamo dell'acqua? Dicevamo: attenti, guarda papà l'acqua, che bella, che forte, come zampilla, ti spacchi i denti se la bevi per quanto è gelida, che suono che fa, eccetera, eccetera. Il mio papà zitto, e dopo una lunga pausa diceva: ha sempre buttato, cioè c'è sempre stata. Il fiotto c'è sempre stato, è una cosa inarrestabile, inesauribile, inestinguibile. Voleva dire questo, messo in dialetto, dicendo: ha sempre buttato. Io guardavo mia sorella e dicevo di sottecchi, dicevo: ma che papà che ci troviamo, ma che affermazioni banali che fa il nostro papà, le mie sono affermazioni forti. Intendevo dire, no, ma quello che diceva lui era la cosa più giusta. Ma pensate, aggiungeva, anche il nonno e il bisnonno hanno sempre detto che c'è sempre stato, d'inverno e d'estate non cala, ha sempre lo stesso getto, la stessa portata. Ecco, la vita è questa cosa, c'è questa cosa, c'è un fuoco sempre acceso o no? C'è una fonte che butta sempre, perché se no, se no è una guerra che non vale la pena. Cioè siamo, è vero che siamo sospesi nella vita, ma siamo sospesi su un pieno, non su un vuoto, no? Scoprite questo, scopriamo questo, vale anche per me, ci mancherebbe. Scopriamo questo, questo è bello. Non è l'affetto la prima cosa, o il moroso, o il lavoro, o tante cose. È scoprire un pieno, se c'è. Se no è troppo poco, no? Un altro esempio, è venuto lì in comunità, no, vieni pure, vieni su. È venuto Enrico Letta. Enrico Letta era il presidente del consiglio prima di Renzi, c'era Enrico Letta. È venuto Enrico Letta, vieni pure. E una ragazza ha fatto una testimonianza davanti ad Enrico Letta, e però alla fine, dopo ha ricevuto, ha terminato, ha ricevuto l'applauso come fate voi oggi, però ha detto: adesso desidero aggiungere una cosa, non lo volevo dire, ma desidero aggiungere una cosa.
un po' di giorni che ci penso, una riflessione che ho, lo voglio dire, non so come mi viene, ma lo voglio dire. Se Silvio muore, Silvio ero io, sono io, se Silvio muore, fino a pochi giorni fa mi avrebbe fatto un gran problema. Invece ho pensato, no, se muoro, pazienza, peggio per lui, per la sua famiglia, per tutti. Dispiace, un dolore, ma ho capito questo, rimane l'esperienza dentro. Ma pensate, una ragazza poi, terza media, anche lei come quell'altro ragazzo, non parla mai. Una ragazza molto chiusa, molto impacciata, insomma, anche se bellissima come cuore, come persona. E rimane l'esperienza. Cioè, e l'ha spiegato, cioè, se uno ha bisogno può cercare e se uno cerca sicuramente trova. Ma pensate che definizione, sembra altissima teologia, chiedete ai vostri professori, c'è un prete, sembra altissima teologia. Se uno cerca sicuramente trova, ma è bellissimo, perché se uno non cerca, se non è sicuro che la risposta c'è, no? Cosa siamo, cretini, siamo matti? Cerchiamo tanto e non c'è la risposta. Allora, ciao, io mi chiamo Emma. Volevo chiedervi, a fronte comunque del progetto educativo in cui siete stati inseriti, questa nuova realtà in cui siete stati inseriti, se voi doveste raccontare a una persona che comunque questa realtà non le conosce, la prima cosa che avete trovato nuova e bella che vi verrebbe da dire di getto a questa persona, quale sarebbe? Mi piacerebbe che rispondessero tutte e tre perché ogni persona è diversa, quindi magari ognuna ha delle sensazioni diverse. Io penso un po' quello che dicevo prima, comunque, da che e comunque, cioè, la cosa che colpisce di più è comunque che diceva anche un ragazzo che ormai non è più in comunità, che gli operatori comunque, cioè, contano molto su di te ancora prima che entri, cioè, questa è una cosa che a me comunque anche ha colpito molto perché, cioè, comunque l'ho vista ed è vera, comunque, cioè, gli operatori neanche ci conoscono, il giorno che entriamo già, cioè, ci danno la forza per andare avanti, quindi io, cioè, personalmente per me questa è la cosa che più, che comunque più mi ha fatto piacere, comunque, che è un po' sta cosa. Gli operatori credono in noi prima di conoscerci, è interessante, eh? Penso che la cosa che più mi ha colpito all'inizio appena sono entrato è alla fine il parlarsi, il dirsi le cose, anche la maniera con cui si parlano, si rivolgono sia gli operatori a noi ma anche i ragazzi tra loro, quelli che erano lì da più tempo, e il modo in cui si guardavano, in cui scherzavano, in cui stavano insieme, questa modalità che per me era sconosciuta, proprio inesistente, anzi all'inizio forse pensavo anche che non poteva essere per me questa cosa, e questa è una delle cose che mi ha colpito di più. Invece l'altra cosa che mi colpisce anche tuttora oggi è perché, vabbè, come dicevo prima, spesso sbaglio e in quel momento a me viene di chiudermi, viene di pensare, ma cavolo, adesso l'altro come mi guarda, che pensiero ha su di me, che giudizio mi dà, e invece il giorno dopo ti accorgi che l'operatore rientra e per lui non che non è successo niente, però ha quello sguardo che spera che te oggi faccia qualcosa di diverso da quello che hai fatto ieri, capito? Non rimane su quello, per lui non sei quell'errore che hai fatto in quel momento, e questo è uno sguardo che mi colpisce ogni volta che ne combino una, diciamo, dai. Io
Io penso che comunque la cosa che mi ha colpito di più e mi colpisce tuttora è la verità, no? Che c'è, perché abituato comunque fuori in un contesto di menzogna continua alla fine, no? Dove anche magari perfino mia madre, no? Per il talmente troppo bene forse che mi voleva, invece che magari arrabbiarsi con me mi consolava, no? Perché vedeva che stavo male, mi consolava, e mentre comunque qua la verità c'è sempre, capito? Come si diceva prima, se ti devo dire qualcosa te la dico, anche se ti arrabbio, anche se ti fa male, perché comunque quello che ti spinge a crescere poi, no? Non è la consolazione o altro. Io penso che questa è una delle cose che mi colpisce di più, perché è una delle cose comunque più utili per crescere nella vita alla fine. Per spiegare cos'è questa verità che dice Jacopo, perché non vale solo dall'adulto al piccolo, no? Nel nostro caso, di noi operatori verso questi giovani ragazzi, ma vale anche tra moroso e morosa, ad esempio. Ci avete mai pensato? Mettiamo che io sono un ragazzo della vostra età, un maschietto, ho la morosa, la mia morosa mi dà solo la sua persona, la sua semplice persona. Quello che c'è tra me e la mia morosa è solo un comunicarsi, un darsi le nostre semplici persone. È troppo poco, no? È troppo poco. Se tu sei la mia morosa, mi devi dare molto di più della tua persona. Questa è la verità. La verità è una cosa che non è mia, che viene da lontano, ed è così grande, così vera, che rende vero me, che rende per sempre me, no? Che rende veramente forte me, veramente bello. La mia bellezza non è, ma lo sapete, no? Lo sa chiunque, non è il corpo, non è gli occhi, non è tante cose, no? È una cosa che è una dignità, è un valore che mi viene da sempre, no? Ad esempio a me mi fa incazzare quando loro dicono l'imprevisto. Io desidero che loro arrivino a dire che tutta la loro vita, anche quando era nel male, è stata grande, è stato un grande dono, è stato qualcuno che gli ha tenuto la mano sulla testa e li ha portati sino qua. Io voglio essere stato voluto da sempre, non solo quando sono entrato all'imprevisto, no? Cioè io dico spesso a loro: non guardate me, non guardate noi, guardate dove noi guardiamo, lì è bello. Se io voglio essere veramente utile in qualcosa per voi, io vorrei essere utile per come vi faccio vedere, come io grido alla vita per me, come io grido a Dio per me, non per l'aiuto che do a voi. È limitato l'aiuto che do a voi, lo potete trovare in qualsiasi altro posto, non è quello il punto, ecco, capito? La domanda che fa Emma è bellissima: se tu mi vuoi dare un aiuto, ad esempio, cambio discorso, i professori chi sono? I maestri, i genitori chi sono? Persone che danno una cosa molto più grande di loro. Per questo la figura del papà, della mamma o dei professori, del maestro è così una figura ed è così un ruolo così importante, così significativo. Si diceva un tempo, adesso ci vergogniamo a parlare in un certo modo, era una figura sacra. I genitori sono sacri, si diceva, ma così anche i professori, anche i presidi, no? Capito? Cioè tu, il sacerdote, come adesso il sacerdote è visto come un amico, come un compagno di strada, come uno psicologo, come uno che ti può aiutare. Ma è solo questo il prete? Ma non vale la pena farsi prete allora, no? Ma insomma, pensate tra morosa e morosa. Quando abbracciate la vostra, quando il ragazzo abbraccia la sua morosa, dopo i primi baci bisogna avere il coraggio di dire: o mi dai molto di più della tua persona, o se no è meglio che ci lasciamo. Adesso perché ho nominato la preside, avete visto? No, io dico questo, che
quando, non solo quando avevo la loro età, ma anche adesso, una delle esigenze più forti che sento dentro di me è quella della giustizia. E mi ha colpito perché quest'ultima cosa che dici, che uno deve arrivare a dire è stato giusto, è stato buono per me anche quando mi drogavo. Mi è subito venuto in mente che per me la tentazione più forte è sempre stata quella di scandalizzarmi davanti al male di chi mi era più vicino o di me stessa, e di farlo diventare un pretesto per non cambiare io, non posso dire che questo pezzo della mia storia è positivo. Non so come. Avevamo detto che potevate fare tutte le domande che volevate, ma non le domande difficili, eh? E la giustizia è un'elezione speciale che viene fatta a te e soprattutto a me, no? A me che sono povero, piccolo, a me che ho sbagliato. Per questo il male scandalizza, come ha detto la preside, il mio male mi scandalizza, mi blocca, mi frena, come dice sempre Paolo. Quando io sbaglio, io lì mi chiudo, basta, muoio a Sansone con tutti i filistei, no? O come dice la preside, il mio male, il male altrui mi scandalizza, no? È un pretesto, no? Perché la giustizia vera e più grande è che io sono così voluto e così desiderato da tutta la vita che la vita mi invita, grandissimamente invita me, invito vuol dire chiamato dentro la vita, la parola vuol dire questo. E che io abbia nella vita e che io possa avere un entusiasmo nel fare le cose, questa è la vera giustizia. Perché lo vedete, ormai vi siete accorti anche voi, perché cominciate a capire adesso per l'età che avete, no? Tanto sono 4-5 anni, 3-4 anni che cominciate a ragionare, a capire. Prima eravate bambini, no? E adesso cominciate ad avere il cosiddetto pensiero critico e riflessivo, no? Quindi cominciate a capire anche voi che la forza non può essere mia, no? L'energia nella vita non può essere mia. Tant'è che entusiasmo, che è l'altra parola che si usa al posto di energia, si dice che i giovani non hanno più entusiasmo, ma entusiasmo dal greco vuol dire essere dentro Dio, letteralmente la parola vuol dire questo. Si capisce che la forza non è mia, la vera giustizia è che io abbia una forza così grande che non è mia, che io sia sostenuto da una grande forza, perché il mio bisogno, la mia vera esigenza è vivere, no? La mia esigenza è vivere sempre, no? Essere vero, vivo sempre, no? Anche quando sono vecchio, no? Lo vedrete quando crescerete su negli anni, quanto che fame che siete di giustizia che avete, ma è la vita, no? È questa energia di alzarsi al mattino con voglia, con entusiasmo, con passione, questa è la giustizia. E dunque, qualcuno è qualcosa che mi dia una forza sovrabbondante, questa è la giustizia, è bellissimo. Cercatela, cerchiamola. Io non voglio essere venuto al mondo senza questa possibilità. Insomma, sono stato messo su questo mondo senza che ci sia questa possibilità così vitale, è impossibile. Visto che avete detto che, e siamo d'accordo, che uno non è solo quello che fa e quello che è, quello che non fa, scusa, quello che fa e quello che non fa, non è solo questo. Però poi quando uno lavora o è a scuola, di fatto viene valutato su questo, no? Poi qui uno deve capire quando viene corretto come lavoratore o come studente, per cui col voto che può non essere
quello, no? Per cui la domanda ai ragazzi è come fanno a, visto che dicono tra loro, si parlano, si correggono, eccetera, però non se la prendono, giusto? Quindi la domanda è, loro come fanno a vivere questo momento in cui si rendono conto di non essere, di non saper fare, diciamo così? E invece noi, io come insegnante, mi domando, siccome la questione è questa, quando tu correggi uno studente, gli devi far capire che non stai correggendo lui, ma stai cercando di farlo crescere, però non è così facile riuscire a guardare lo studente non per quello che fa o non fa, ma per quello che è. Perché non ve la prendete? Ma penso che intanto è una cosa che si impara un po' col tempo, no? Perché all'inizio io me la prendevo anche parecchio comunque. Poi comunque cerchi di portare l'altro a capire quello che si diceva prima, no? Che alla fine non gli stai dicendo appunto guarda te hai sbagliato, quindi sei uno scemo, non capisci niente, no? Gli dici guarda te hai sbagliato, se comunque mi ascolti un attimo puoi arrivare a far meglio, ma avrai qualcosa in più per te comunque, no? A fare esperienza di qualcos'altro in più. Comunque io penso un po' a questa cosa, poi dopo è vero che non è facile perché certe cose fanno arrabbiare, certe cose sono difficili da capire, però penso che alla fine è una cosa che viene più col tempo e viene su uno un po' s'affida anche all'altro, no? Anche di quello che dicevi prima, Silvia, si affida un po' alla vita, perché comunque ho imparato un po' sta cosa, no? Diciamo che se la vita ti mette davanti qualcosa significa che sicuramente puoi affrontarla. Dopo la maniera comunque devi trovarla, perché devi cercare appunto, no? Però sicuramente ci deve essere anche un po' di fiducia in quello che ti viene detto o nell'altro, diciamo. Fa capire appunto questo, no, io me la prendo, se tu mi giudichi, se tu mi dai un voto, se tu mi critichi, se tu mi valuti, se tu sei solo tu, io me la prendo, chi sei tu per permetterti questo? È giusto che me la prendo, a meno che io, i miei occhi, non vedano in te molto di più di quello che all'apparenza, di quello che immediatamente verrebbe da vedere, da pensare, cioè tu facendo il lavoro che fai tu come insegnante sei molto di più, un padre, una madre, molto di più. Tanti problemi nelle famiglie oggi come oggi ci sono, perché? Perché i figli vedono che i loro genitori sono solo delle persone con qualche anno in più che girano per casa e che fanno qualcosa, ma il padre e la madre non sono solo questo, ma vale anche con la propria morosa, no? Nasce una pretesa, nasce una pretenziosità, nasce una violenza nei rapporti che è terribile per questo motivo, no? Un ragazzo in comunità prima dei processi, chi viene con la legge a molti processi, lui combinava sempre grandi casini, il giorno prima io andavo sempre a cercarlo e gli dicevo domani hai il processo, mi raccomando non ti comportare male, non rispondere al giudice, fallo parlare, tu parla dopo, non chiedere subito la parola che dopo ti innervosisci, tratti male il giudice, gli assistenti sociali eccetera. Guarda che ti condannerà, preparati, tanto l'hai fatta troppo grossa, non possono non condannarti, ti daranno un po' di mesi, speriamo ti diano un po' di mesi di stare in comunità eccetera. Lui mi guardava un po' e poi diceva è inutile che insisti tanto, sì, io la condanna non è un problema per me, la condanna, lui diceva, io quello che non accetto è che il giudice prenda una posizione su di me, chi cazzo è il giudice per entrare nella mia vita, io non voglio che uno entri nella mia vita, ma aveva ragione, a meno che chi entra nella tua vita non porti una cosa molto più grande di lui, allora uno accetta, no? Accetta il giudizio, accetta la valutazione. È solo, è tutto qui, accetta il rimprovero, accetta il castigo, non li castighiamo spesso sti ragazzi, castigo, una parola che suona male, eccetera, gli togliamo le sigarette, gli togliamo i permessi a casa, gli togliamo i genitori, quella volta al mese che possono venire se non si comportano bene, però non lo facciamo vendicativamente, non lo facciamo
appunto come vendetta, no? tu stai sotto, noi comandiamo, tu stai sotto, come può venire in carcere, poniamo caso. Non lo facciamo per questo. Noi abbiamo un'idea della vita veramente bella, veramente grande, spero, no? E dunque desideriamo che anche i nostri ragazzi desiderino tutto nella vita, no? Si aspettino ogni bene. Allora se io mi aspetto ogni bene, anche ogni male che tu mi puoi dire nel voto, con un giudizio, eccetera, io l'accetto, no? Non si accetta quando l'altra persona ti dà solo se stessa, è troppo poco, uno si arrabbia sempre e fa bene. Domande? Chiamo Carlotta e la mia domanda è questa. Secondo voi, se voi poteste tornare indietro, vi drogheresti comunque? Perché comunque adesso voi avete raggiunto una consapevolezza diversa, vi siete riscoperti e forse questa riscoperta è stata anche aiutata dalla droga, perché se non foste drogati magari non sareste entrati in comunità e quindi non avreste incontrato quelle persone che vi hanno aiutato ad essere ciò che siete adesso. E quindi, cioè, cosa fareste se tornassi indietro? Ma io penso che un po' l'hai detto anche te, comunque c'è. Cioè comunque sì, cioè io lo rifarei se dovessi tornare in questa comunità, perché ma cioè, ho scoperto tante cose di me che magari se tornavo indietro e non mi sarei drogato comunque non avrei mai potuto avere l'occasione comunque di scoprire tutti questi miei difetti, comunque limiti, tutte queste cose che fanno parte di me che non avrei mai avuto la possibilità di conoscerle, perché sono riuscito solo grazie alla comunità, perché io da solo comunque non ci sarei mai riuscito. Penso. Ultimamente mi alzo al mattino e dopo ogni volta che sbaglio qualcosa la domanda che mi pongo è: avrei potuto fare diversamente? Penso che questo un po' risponda alla domanda di, non mi ricordo il nome, scusate, perché tanto c'è sempre una possibilità di fare diversamente di fronte a delle scelte, perciò in questo caso io direi no, perché avrei potuto. Se io mi guardo indietro, anche guardando la mia famiglia, le persone che avevo intorno, cavolo, ho avuto un sacco di possibilità nel poter uscire da questo mondo e addirittura anche non entrarci. Se io l'avessi cercato, quello che ho trovato oggi qui, un po' costretto, come dicevo prima, perché sono stato un po' costretto, però capito, c'è fuori, sta a noi la scelta, capito? Perciò questo incontro non è l'incontro che ho fatto con la comunità, avrei potuto farlo anche prima e diversamente, non sarebbero dovute andare per forza così le cose, come può accadere a ognuno di voi. Ci sono un sacco di persone che non hanno fatto esperienze come noi, ma che però guardano la vita allo stesso modo di come la guardiamo noi o gli operatori. Io penso che comunque questa è una domanda che ci poniamo un po' tutti, no? E pensandoci adesso credo che alla fine sia andata così, forse doveva andare così per forza, no? Però penso che c'è una frase dell'Amleto che dice: c'è una speciale provvidenza anche nella caduta di un passero, no?
Ecco, io penso che se la vita mi ha chiesto che devo passare per queste cose, che alla fine sono anche dolorose, no? Ma poi mi ha dato anche un sacco di cose, perché poi mi ha portato a vedere la vita alla fine, no? A fare un po' una rinascita, mi ha portato tutto questo, penso che allora c'era una speciale provvidenza in tutto quello, no? E quindi forse è stato giusto che è stato così. Carlotta è anche molto forte, è molto profonda, è un po' sbagliata secondo me, un po' formulata in modo non corretto, se posso permettermi, nel senso che è come se tradisse il fatto che dobbiamo sempre essere noi e sempre fare noi, siamo noi che dobbiamo scegliere, decidere. No, ma nella vita si è portati, si è condotti, no? Si è trovati. Si usa dire ho trovato l'amorosa, ma non è giusto, no? Siamo stati trovati, è successo, è accaduto, no? Tant'è che non si dice neanche più ho trovato l'amorosa, si dice mi sono fatto l'amorosa, e poi c'è anche un duplice significato. E a pensarci bene, ma non è giusto, no? Cioè nella vita siamo condotti, il vero compito dell'uomo non è scegliere. Perché la libertà non è innanzitutto scegliere. Io voglio andare a Roma, no? Oggi voglio andare a Roma. Arrivo in un crocicchio di strade. Se su ogni strada c'è scritto Milano, Venezia, Bologna, Genova e non c'è Roma, e per me il compiersi, la mia felicità viene dal fatto di andare a Roma. Ma se nel crocicchio non c'è la strada che porta a Roma, la libertà non è scegliere, lo capite? Il poter scegliere non è il primo punto della libertà. Il primo punto della libertà è essere scelti, essere portati a Roma. Voglio qualcuno, qualcosa che mi porta a Roma. Questa è la domanda che fa la nostra grande Carlotta. Capito? Bisogna scoprire bene questo. Superficialmente tendono a dire che quando un ragazzo oppure una persona inizia a sviluppare una dipendenza arriva a mettere da parte ogni genere d'affetto, le persone che ama o che comunque lo hanno sempre amato, e io non sono mai riuscita a capacitarmi di questa cosa e volevo chiedere a voi che comunque avete provato questa situazione se è davvero così oppure se è solo una critica delle persone che comunque non sono dentro a queste istruzioni. Quando usavo droghe leggere non era proprio così, però arrivando sulle droghe pesanti un po' sì, è questo, capito? Le reprimi, metti davanti a tutto questo, calpesti la gente che c'è intorno, la usi per arrivare, diciamo, a fine giornata, ecco, diciamo, ti alzi al mattino con quel pensiero che se te non c'hai la dose per quel giorno non ci arrivi a fine giornata, capito? È questo che ti smuove, perciò i genitori, gli amici, le persone che ti stanno intorno che prendono solo in culate, prendono, perché è così, capito? E te te ne rendi anche conto, te ne rendi, però è così, capito? Tanti dicono la droga è forte, però
non è che la droga è forte, è che noi che siamo deboli siamo di fronte a queste cose. Perciò sì, purtroppo l'esperienza fatta mi porta a confermare un po' la domanda che aveva fatto la ragazza. Purtroppo un po' è così. Poi ancora? Domande, dubbi? È stato difficile non ricadere poi essendo in comunità, cioè ripensare alle stesse cose, alle stesse difficoltà e non ricadere negli stessi errori, o comunque pensare di ricadere una volta usciti dalla comunità. All'inizio sì, comunque dai, anche in comunità, ok, non c'è niente, non è che ci sono droghe e tutto, però la testa viaggia, no? Comunque dei pensieri per la testa ce ne tanti, così. Poi arrivato a un certo punto capite anche certe cose, cioè perlomeno io mi sono domandato questo, perché dovrei ricadere in certe cose, no? Comunque alla fine cioè, ho capito che non me ne faccio niente, non è che dici è una cosa che mi serve, è una cosa che mi può portare qualcosa. Mi può portare solo a distruggere me stesso, a distruggere comunque i rapporti che c'ho intorno, e sono sicuro che comunque è una cosa che non mi serve più, capito? È una cosa di cui non vedo più niente in quella cosa che mi attrae, diciamo, no? E quindi c'è una cosa che alla fine sparisce un po' dalla testa, nel senso che comunque certi ricordi, certi pensieri, certi sogni penso ce li porteremo dietro per tutta la vita noi che abbiamo fatto queste esperienze, però sei consapevole anche del fatto che adesso comunque io voglio altro per la vita mia, capito? Quindi non è che ho sta gran paura di ricadere, diciamo. Vai, vieni. Ciao, io sono Marta e voi ora siete qui a parlarci della vostra esperienza, e comunque ci vuole molta forza secondo me a fare una cosa del genere, e ci vuole anche molta forza a decidere di continuare il percorso che avete fatto, perché magari le persone si arrendono e mollano comunque vedendo che fanno fatica, e volevo sapere cos'è che vi spinge comunque a parlarci. Comunque siamo degli estranei, possiamo magari giudicarvi anche comunque dato che non conosciamo, e cos'è che vi ha spinto a continuare il percorso nonostante comunque magari le difficoltà. Guarda, quello che tutti i giorni ti spinge a andare avanti, so che prima mi svegliavo al mattino e non avevo nessuno a cui pensare, non avevo nessun volto in testa. Invece adesso mi sveglio al mattino e mi ritrovo con che mi compaiono davanti un sacco di volti, un sacco di persone intorno a me. Per esempio, è successo pochi giorni fa che un ragazzo era in comunità con noi, era 8 mesi che era lì, e è stato ritirato agli arresti domiciliari e l'hanno riportato in carcere. Questa è una notizia che ti può mandare giù, ti può dire cavolo, però non c'è speranza. Mentre invece dall'altra parte, cavolo, mi dico, è successo a lui, però potrebbe succedere anche a me, potrebbe succedere se continuo su quella strada. Lo devo fare in prima persona per me stesso, ma soprattutto anche per lui, perché anche a lui sapere che io sto facendo un lavoro così, mi sto impegnando, è una grossa mano anche nei suoi confronti. Perciò io penso che quello che ti spinge ad andare avanti sono i rapporti che si creano con gli altri.
Enrico, vieni. Io una volta ho sentito un motto di alcune persone su giù in Africa che hanno detto non dateci il pesce, perché il giorno dopo ve lo chiedo di nuovo, ma dateci la canna da pesca e insegnatemi a pescare, così so cibarmi. Io volevo chiedere questo, magari i ragazzi che entrano in comunità, dopo quando escono dicono chi se ne frega di quello che ho fatto, ora ritorno a drogarmi. Invece voi mi insegnate a pescare, quindi a risolvere i loro problemi. La domanda di Andrea troppo forte. State bene attenti, è fondamentale. Non dateci il pesce, ma insegnateci a pescare. Ma per pescare, per lavorare, per studiare, per sposarsi, per fare i figli, ci vuole, non è solo sufficiente imparare a pescare, non è innanzitutto una tecnica, ma è una ragione, è un ideale, perché tu è inutile che insegni a pescare, tant'è che in Africa è difficilissimo, tu hai preso spunto da un motto africano, è difficilissimo insegnare loro a pescare. Perché? Perché dicono, adesso io la taglio corta, sono sbrigativo, voi mi capite lo stesso, dicono che non hanno la motivazione, non hanno la ragione, non hanno la prospettiva, diciamo. E allora tu gli insegni a pescare, ma non pescano, non si mettono poi, perché tu devi avere una grande ragione, tant'è che voi giovani, adesso io dico voi, ma anche noi adulti, ci mancherebbe, voi giovani cosa dite? Non ho voglia. Perché non hai fatto sta cosa? Non ho voglia, non sono capace. Non è questione di voglia, non è questione di essere capace, è questione di ragione, cioè di avere un grande motivo, un grande scopo. Allora dopo la voglia ti viene, no? Ma chi è che non gli avete visto come sono? La domanda che ha fatto la Morettina, che Luca adesso, che ha detto, bella, che ha detto, ma chi vi dà questa forza? Perché parlate a noi? E questa è la risposta, bellissima, no? Perché? Ad esempio, io ho avuto tanti adulti molto importanti e significativi, anche dei sacerdoti nella mia vita. Io i primi anni pensavo di voler bene a loro. No, ho detto, io voglio il fuoco che hanno loro, il fuoco di cui brucia la loro vita, lo voglio io. Io a questi miei professori, a questi miei parenti, a questi miei adulti che erano anche più dell'amorosa, perché con l'amorosa ci si può stare anche il giorno dopo, ma quello che un adulto ti può dare oggi, te lo può dare solo oggi. La tua amorosa anche il giorno dopo ti può dare i bacini. Ma quello che avviene nella vita avviene solo adesso, se deve avvenire adesso, non può avvenire domani, no? Tu la cosa devi cogliere nel presente, il presente. Quindi noi insegniamo, è giusto dire insegniamo, una grande ragione, un grande motivo. Bellissima tua domanda, è così. Dimmi. Cos'è questa grande speranza, questo fuoco? Tiro su il libro, c'è il libro lì. Ecco. Ho scritto un libro, no? Se adesso li mettiamo qui, se lo volete comprare, lo potete fare, ci fate molto piacere, ci aiutate tanto. L'ho intitolato Un fuoco sempre acceso, perché c'è un mio omologo, un responsabile di comunità come me, che dice, perché i tuoi parlano così tanto, come dici, perché i tuoi parlano così tanto? I miei ragazzi non riesco a farli parlare. Anch'io ho le comunità, cioè i ragazzi come i tuoi, con i problemi come i tuoi, la legge, le sostanze, bim bum, ma non riesco a portarli in giro a parlare. Perché tu sì? Lui è una domanda drammatica per lui. Lui ci soffre tantissimo. Siamo amici, io lo capisco bene. Io allora gli ho detto un giorno, ma noi perché devono parlare per te, per merito tuo o per merito mio? Non parlano per merito mio. Io e te dobbiamo accendere un fuoco. Poi vedrai se quel fuoco non lo vogliono anche loro. Poi mi sono fermato, ho detto no, mi sono espresso male, ho sbagliato. Non siamo noi ad accendere quel fuoco, perché se il fuoco lo accendiamo noi, è nostro, è mio, no? E non parlano, e fanno bene a non parlare se il fuoco è mio. Chi sono io? Poveretto come loro, no?
io e te dobbiamo dire che c'è un fuoco sempre acceso. Vedrai se quel fuoco non lo vogliono anche loro poi. Cosa sono? Scemi? Lo vogliono prima di me. Allora è una corsa continua ad avere questo fuoco, a rubare il fuoco della vita, no? Quindi è bellissima anche la tua domanda, ma la tua non insegniamo a pescare, insegniamo a guardare questo fuoco che è sempre acceso. Allora, ringraziamo tantissimo Silvio e i suoi tre ragazzi per averci entusiasmato, come dicevo prima. E, certamente vogliamo sostenervi anche concretamente, quindi vi invito a considerare l'acquisto del libro. E poi cerchiamo di stare in contatto con voi perché quello che ci avete il fuoco che ci avete acceso non lo vogliamo perdere, okay? Adesso ragazzi tornate in classe con le sedie, mi raccomando non sfondate muri e porte.